Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del TG Piana News. Vediamo subito i titoli di oggi. Si è spento Vincenzo Gallizzi, ex presidente della provincia di Reggio, socialista e medico di famiglia. Cordoglio di tutti gli esponenti politici della provincia. Migranti in Calabria su due piccole barche. I natanti sono stati individuati nella Locride. Controlli nel Reggino. I carabinieri rinvengono armi e una piantagione di canapa indiana. Blitz anti-ndrangheta. Colpo alla cosca Iozzo Chiefari. 17 ordini d'arresto. Rapina un conoscente per 1000 euro. Preso dopo essere stato individuato dai carabinieri dopo la denuncia della vittima. Confiscati beni per 900.000 euro a Gioia Tauro. Callipo assume reclusi per regali di Natale. Il progetto, giunto al quarto anno, riguarderà 7 persone detenute. Si è spento Vincenzo Gallizzi, socialista da sempre, medico di famiglia, presidente della provincia di Reggio, un pezzo di storia del socialismo reggino e calabrese, instancabile e fiero combattente per lo sviluppo civile della Piana. Sindaco di Maropati ogni volta che la comunità ne avesse bisogno. Un tutt'uno con il suo popolo, sintesi ideale tra pensiero ed azione politica che caratterizza le grandi personalità. In prima linea nelle lotte per il riscatto della condizione di vita e di lavoro dei braccianti e delle raccoglitrici di olive. Medico già affermato, schierato dalla parte dei più deboli e bisognosi. Generoso combattente ed orgoglioso dell'incarico di segretario della locale Camera del Lavoro. Con Vincenzo Gallizzi se ne va una parte importante della migliore storia socialista e democratica della Piana e della provincia di Reggio Calabria, ha commentato l'onorevole Saverio Zavattieri, suo grande amico e compagno. Ma resta un grande patrimonio di idee e di lotte sociali e politiche che le nuove generazioni farebbero bene a non dimenticare. Il rito funebre si svolgerà martedì 15 presso la chiesa di Tritanti, mentre la camera ardente sarà aperta tutta la mattinata presso il comune di Maropati, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Ai familiari le più sentite condoglianze dalla redazione di Piana TV. Due piccole imbarcazioni che trasportavano complessivamente 108 migranti di nazionalità iraniana e irachena sono state individuate stamani da motovedette della Guardia Costiera e della sezione navale della Guardia di Finanza di Roccella Ionica al largo di Brancaleone. Per motivi di sicurezza i migranti sono stati trasbordati sulle unità militari e trasportati nel porto di Roccella Ionica. Le due imbarcazioni sono state individuate a distanza di un'ora l'una dall'altra. Sulla prima, una piccola barca a motore di meno di 15 metri, c'erano 64 persone, tra le quali 5 donne e 4 bambini. Sulla seconda, una piccola barca a vela, erano in 44, tra cui una donna ed una bambina. Le loro condizioni sono buone. Nei giorni appena trascorsi, il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria ha predisposto dei servizi straordinari di controllo del territorio in collaborazione con il personale cacciatori di Vibo Valentia. In particolare, i carabinieri delle stazioni di Cardeto e Cataforio, supportati da personale dello squadrone Liportato Cacciatori Calabria, hanno rinvenuto in area boschiva, all'interno di un casolare ubicato in località Campicelli, una camera d'aria del tipo utilizzato per mezzi agricoli, abilmente occultata tra rovi e felci, contenente una pistola priva di marca e matricola comprensiva di un caricatore, un fucile sovrapposto calibro 12, tre fucili doppietta calibro 12, un fucile semiautomatico calibro 12 con canna mozzata, una carabina priva di matricola, un fucile artigianale privo di matricola composto da canna e sistema di armamento monocolpo e numerose cartucce. Inoltre, a Roccaforte del Greco, i carabinieri della locale stazione, assieme ai colleghi cacciatori di Vibo Valentia,
hanno rinvenuto in località Tumbolo una piantagione di cannabis indica e in località Santa Trada una carabina con matricola Brasa e un centinaio di cartucce di vario calibro. 17 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di arresto in carcere in corso di esecuzione, già dall'alba di stamani, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, supportati dai colleghi dello squadrone Liportato Cacciatori e da un elicottero dell'ottavo nucleo. Vediamo i dettagli nel servizio di CN24 TV. 17 persone sono state raggiunte da un'ordinanza d'arresto in carcere in corso di esecuzione già dall'alba di stamani da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, supportati dai colleghi dello squadrone Eliportato Cacciatori e da un elicottero dell'ottavo nucleo. I destinatari sono ritenuti agli inquirenti come appartenenti e fiancheggiatori della cosca di 'Ndrangheta degli Iozzo Chiefari, radicata in particolare nei comuni di Torre di Ruggero e Chiaravalle Centrale. Nel provvedimento cautelare emesso dall'ufficio GIP del Tribunale del Capoluogo su richiesta della direzione distrettuale antimafia diretta al procuratore Nicola Gratteri vengono contestati tra gli altri i reati di associazione mafiosa, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di omicidio, di estorsione e di detenzione illegale di armi. Le indagini sono state condotte dai militari del nucleo investigativo al comando del maggiore Claudio Martino e del nucleo operativo sotto le direttive del tenente colonnello Giuseppe Carubia, oltre che da quelli della compagnia di Soverato guidati dal capitano Gerardo De Siena. L'operazione è stata chiamata in codice Ortrus, il cane a due teste della mitologia, figlio di Tifone e Echidna e fratello di Cerbero. E di riferimento alla vicenda del mito greco nasce proprio dal fatto che in carcere, tra gli altri, sono finite le due presunte teste principali del clan, ovvero Antonio Chiefari e Mario Iozzo. Gli investigatori ritengono anche di aver fatto luce su un duplice omicidio che risale a 10 anni fa, quello di Giuliano Cortese, un ex sorvegliato speciale della compagna ucraina, in Abramovia, ammassati a Chiaravalle il 27 aprile del 2009, così come sulla scoperta di una piantagione di marijuana, sempre a Chiaravalle, che risale al 7 settembre del 2017, o un sequestro d'armi e droga avvenuto nel marzo dello stesso anno. Tra gli episodi estorsivi, l'incendio di un escavatore utilizzato nella costruzione della trasversale delle serre che risale a lontano ottobre del 2008. Ha trascorso del tempo in un bar con un suo connazionale, ma visto il portafogli con all'interno 1000 euro, lo ha colpito con un pugno e minacciato con un coltello per poi rapinarlo del denaro. Un uomo di 39 anni, romeno, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Corigliano per rapina aggravata. Alla vittima della rapina era stato rubato il portafogli nel corso di un incontro al bar nel settembre scorso. La vittima aveva prelevato il denaro dal bancomat per spedirlo alla famiglia in Romania. In seguito alla denuncia, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'accaduto e ad identificare il responsabile. Fuggito in Romania, è stato rintracciato dai carabinieri sabato sera a Corigliano, dove nel frattempo era tornato ed è stato quindi prontamente arrestato. I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un'ordinanza di sequestro e confisca di beni immobili e prodotti finanziari riconducibili al patrimonio di Vincenzo Perri, di 36 anni, di Gioia Tauro, attualmente detenuto. L'uomo, ritenuto affiliato alla famiglia di 'Ndrangheta, Brandimarte Perri, è stato condannato per omicidio, armi, produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio Calabria e sul quale il provvedimento si fonda derivano da due condanne a 3 anni e a 12 anni. Nella circostanza sono stati confiscati 6 fabbricati a Gioia Tauro ed alcuni prodotti finanziari per un valore complessivo di 900.000 euro. E concludiamo. È partito anche quest'anno il progetto che l'azienda Conserve Ittiche Callipo realizza con la casa circondariale di Vibo Valentia, che prevede l'assunzione di 7 detenuti. Il lavoro e la formazione, è scritto in una nota, entrano in carcere per il 4º anno con Callipo che affida ai detenuti il confezionamento di 11.000 cassette regalo contenenti una selezione di pregiati prodotti dell'azienda,
che saranno messi in vendita per le festività natalizie. Il percorso lavorativo prevede l'affiancamento da parte del personale esperto di Callipo per trasferire ai detenuti lavoratori, oltre alle tecniche di confezionamento, anche lo spirito aziendale e i valori che guidano ogni attività dell'azienda. Ed anche per oggi Piana News termina qui. Come sempre vi ricordiamo che queste altre notizie potete trovarle sul sito di cn24tv.it. Per chiunque volesse rivedere questa edizione di Piana News e rimanere informato su ciò che accade nella Piana ed in generale in tutta la Calabria, si può collegare tranquillamente sul sito www.pianatv.it. Grazie come sempre per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata con i programmi di Piana TV.